Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Poker Movies. Sigla. Questo mese io non ho avuto il tempo proprio fisico per riuscire a girare la puntata del mese, perché l'avevo anche scritta, avevo preparato tutti i film, però il tempo purtroppo è il limone, perché il tempo stringe. E io in questo momento sono sul pullman, adesso magari ve lo faccio vedere da fuori, ecco, vedete il paesaggio che scorre. Ci stiamo muovendo. E dove sto andando con il pullman? Sto andando a Livorno, al Fipili Horror Festival. E siccome questa rubrica in sostanza vi consiglia dei film, e questo mese non posso consigliarveli io, facciamo che ve li consiglieranno alcune persone che incontrerò a caso al festival. Così, ho scelto questa modalità particolare. Mamma mia che musica di merda che mettono su questo pullman. Vabbè. Country roads, take me home. Sono passate un, non lo so, detto per subito 400 ore in cui non ho dormito un cazzo. Siamo alla autostazione di Bologna, non ve lo possono vedere, però ci sono tutti i pullman, ci sono le persone, tutto molto bello. Ci sentiamo più tardi, dai. Sono passate più di 2 ore e io sono ancora a Bologna. C'è stato un guasto al pullman, non lo so, ho bucato una ruota, non ne ho idea. Fatto sta che ho fame, ho sonno e ho i coglioni girati. Signore e signori, Livorno, siamo arrivati, questa è la stazione dei treni, questo è un motorino a caso, questo è il parco, sempre molto bella la palma gigante, questo executor forma Alola. Uela! Salve! Ciao, come stai? Saluta anche tu, maestro. Ah, oh, placcaggio! Vuoi vedere qualcosa da dire al riguardo? No, sei un video. Zoomerò sulla tua faccia. Stai facendo un video? Sì, sì. Vabbè. Lo so. Sì, sto finendo. Da che poi abbiamo visto il tuo film e detto no. Questo confronto mi piace filmarlo perché secondo me viene fuori un... No, non è vero. Senti, per il canale di Giovanni Sopp, che sarei io, vorresti parlare del tuo film, così ce lo consigli a quei 4 scemi che vi seguono? Se posso parlare del film suo? Va bene, va bene. Lui è Simone Bara, un regista giovane, molto talentuoso, era in post produzione con il film da circa 15 anni, però sono sicuro che sarà un grande film, un noir ambientato a Roma e anche in Spagna. Sai cos'è che manca? Il titolo. Il titolo è Cattivo Sangue. Cattivo Sangue. E uno dei protagonisti del film è Francesco Braschi. Si tratta di un film noir, thriller, una crime story ambientata a Roma, di un killer che viene chiamato, lui si è ritirato e vive a Malta, viene richiamato a Roma per un ultimo lavoro. E beh, chiaramente, per non dire troppo, perché il thriller più lo spoiler peggio è. Esatto, sai com'è, sono comunque revenge movie. Ok, ma è possibile vederlo da qualche parte o bisogna un po' aspettare? Bisogna aspettare, probabilmente l'uscita sarà i primi mesi del 2020. Ok, quindi state tuned, perché prima o poi vedrete questo grande film.
da quando eravamo piccoli, diciamo, preadolescenti, da quando insomma non c'era ancora l'età legale per vedere il film dell'Argento. Vedevamo questi film entro durante il cinema con il terrore, perché siamo stati terrorizzati dai suoi film, ma nello stesso tempo forse è il motivo per cui facciamo questo lavoro. Ciao Fede, ciao. Saluta il canale di Johnny Sop. Saluto il canale di Johnny Sop. Anch'io saluto il canale. Ciao, io ragazzi. Saluto anche Anale. Anche Anale, va benissimo. Anche Anale, basta che sia Sasha Grey. Meraviglioso. Ciro, opinioni a caldo su questo festival, dai, è quasi finito. È l'edizione più stressante della storia, dei festival, dei mondi di festival. Siamo qui al FIPILI con edizione 2019 per presentarvi il Don't Trip volume 2. Don't Trip volume 2 è una raccolta di cortometraggi italiani indipendenti. Abbiamo per l'una indetto un contest online dove ci sono arrivati in una settimana oltre 200 corti, quindi pensa un po', l'abbiamo rivisti. Ha raccolto vari lavori appunto, come stava dicendo oggi Fabio, con quelli che hanno considerato i migliori cortometraggi. C'è Like di Giulio Manicardi, che è un'opera prima, e In Umbra Rosa di Dario Almerighi, Dan Blasterio, che ha fatto un action movie interessante, Sotto Pelle, opera prima di Felice Antignani, sul traffico degli organi, okay. Molto interessante, Il Gatto di Schrödinger, che come saprete da fisica quantistica quindi ha preso molto anche questo, di La Scattina, Essere di Daniele Zinelli, Claustrofobia di Francesco Longo, che curiamo ora anche nel lungometraggio di Clary, che usciranno e siamo i supervisor proprio. È consigliato a tutti coloro che amano il thriller, sì, horror in tutte le sue sfumature, quindi dallo psicologico al noir. Grande novità di questo DVD, c'è una donna, una regista donna, sì, che ho voluto fortemente visto che è un mondo molto maschile. Purtroppo sì. E quindi però c'ero io come curatrice, quindi ho cercato una donna e giusto. È molto molto particolare. Direi accanto a me, registi presenti in sala, se vogliono presentare le proprie opere. Lo firmi lui. Puoi fare un applauso già questa sera. Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni e il mio cortometraggio è Oltremura. È un corto di animazione tradizionale. Ciao, sono Daniele Misischi, regista di The End, l'Inferno Fuori, il film horror ambientato tutto in un ascensore con gli zombie. Il film è uscito ad agosto nelle sale italiane l'anno scorso e pochi mesi dopo in DVD Blu-ray. Abbiamo cercato di tirar fuori la suspense, abbiamo cercato di realizzare scene d'azione all'interno dell'ascensore, abbiamo cercato di non annoiare mai lo spettatore. Se lo vedete spero che vi piaccia e spero di poter replicare con un nuovo film. Un saluto, grazie a tutti quanti. Grazie tanto. Ciro Di Lato. Adesso con te. Il nostro zombie dietro di Enrico Costalli, che da qualche parte credo in sala. Vi auguro buon divertimento e buona premiazione dei concorsi video del Film Club del Festival 2019. Sto riprendendo naturalmente. Sempre, l'uomo che riprendeva sempre. Ma sì, perché sto cercando di fare un reportage di questa. Poi lo sappiamo che questa roba va a finire sul Deep Web. Lo so, sul canale mio d'altra parte. Va bene, sì, certo. Certo, rosso su rosso probabilmente sparisci, non so. Va bene. Aspetta che. Sì, forse è meglio. Allora,
Allora, il mio cortometraggio si intitola Rise e tratta il tema dell'indifferenza ed è contro la violenza sulle donne. Ha la particolarità di avere 28 attori su 30 che recitano con gli occhi chiusi, proprio come metafora del guardare le cose senza vederle veramente. Ho avuto 7 doppiatrici bravissimi che mi hanno aiutato e il cortometraggio è dedicato a Niccolò Ciatti, che è quel ragazzo che è stato arrestato a morte in una discoteca a Lloret de Mar vicino a Barcellona 3 anni fa. Da aprile dell'anno scorso abbiamo vinto 22 premi e siamo stati selezionati in circa 51 pezzi. Ok, figo, grazie. Grazie, ciao. Ah, che bellissimo tramonto. Eh sì, sono sul treno, sto tornando a casa. Il festival è finito. Sì, ci siamo fatti dei saluti, ci siamo abbracciati, ma non avete visto niente di tutto questo, anche perché non è che mi metto a riprendere tutte le persone che saluto, cioè sarebbe idiota. Io saluto anche voi che mi avete seguito. E vi do appuntamento a una prossima puntata. Ciao. Ciao. Però è un film che si può vedere benissimo da solo. Certo. Cioè, a differenza della serialità odierna, cioè ti perdi un film, non ne puoi più. No, assolutamente.